Come avete potuto leggere dal titolo, spacchettamento AliExpress, dovete sapere che io faccio una marea di shopping su AliExpress. Compro una marea di, si può dire, cazzatine? Sì, ma dai, diciamocela una parolaccia ogni tanto. Compro un sacco di cavolate, compro un sacco di cose utili. Utili per le mie passioni. Allora, sicuramente tutte comprate su AliExpress. Diciamo che quando ordini le cose dopo 30/40/60 giorni ti arrivano. Dovete sapere che io veramente compro tante cose su AliExpress. Ora c'era il periodo dei saldi, offerte varie, eccetera, eccetera, quindi ci ho dato proprio dentro. Ora, tempo fa, adesso ci sono, fino a un po' di giorni fa c'erano ancora i saldi. Comunque, comprando così tanta roba a raffica tutti i giorni, praticamente a casa mia è un continuo arrivo di pacchi, pacchettini, eccetera, eccetera. Ora vi faccio vedere il bustone pieno che ho di tutte le cose che mi sono arrivate nelle ultime 2 settimane. Dico 2 settimane. Questa bustona di Promod, vi faccio vedere, è stracolma. E quindi proverò ad essere rapida. E vorrei svuotarla tutta anche perché da domani ricominceranno ad arrivare una marea di pacchettini. È la prima volta che faccio un video se non è lo spacchettamento su AliExpress. Non avevo mai pensato a farvi vedere tutte le cose che compro su questo sito. Però, insomma, mi è venuta così all'improvviso. Ho detto, ma io non l'ho mai fatto vedere, facciamo vedere. Partiamo, primo pacchettino. Allora, primo pacchettino. Abbiamo, ovviamente, penso sia quasi tutta cancelleria, non mi ricordo. In ogni caso, allora, washi tape. Io ne compro tanti. Ho comprato questi washi tape carinissimi con tutte scritte, ovviamente, chissà se con questi fari, perché oggi giro di pomeriggio sera, sì, si vede, dai. Con tutte scritte carinissime per decorare la mia agenda. Poi abbiamo questi altri piccoli mini washitini. Vi faccio vedere uno solo perché è fatto qua, mi rendo conto che è lungo, e vi dico gli altri due quali sono. Allora, se riesco ad aprirlo, questi scatolini sono fantastici ma sono tosti. Allora, ho comprato sempre per decorare l'agenda, questi sono i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, 3 fino a 31, si riparte da capo, io taglio il numeretto, dipende dall'agenda che utilizzo, e appiccico sul numeretto. Dite voi, ma perché sull'agenda non c'è? Sì, ma io amo personalizzarli. La stessa cosa, ho comprato questo con le settimane, non si vede, si legge così da lontano, week, e questi con la scritta del mese. Carinissimi, mannaggia che con la luce così non si vede, ma mi sto rendendo conto che sono tanti, per farveli vedere tutti sarà impossibili, ecco, possibili, impossibile, no, comunque non si vede, vabbè, da lontano dai un pochetto, comunque fidatevi, giorno, mese, anno, e sono carinissimi. Poi andiamo avanti. Io però man mano devo rimettere in queste bustine perché poi le devo sistemare, e se li accatasso tutti qui è impossibile che io riesca poi a farveli vedere tutti perché si crea una montagna. Andiamo avanti, secondo pacchettino, io non ricordo, questo washi tape ancora, giorni, mese, anno, sempre. Però questi hanno una scritta molto più piccina e questi li avevo presi per la mia agenda, quella che sto utilizzando al momento, che è un'agenda, qual è? È la mini happy planner, quindi è tutta mini. Ho comprato queste scrittine appunto mini che non si vedranno mai. Eccole qua, forse si vedono. Appunto con i giorni della settimana, sono questi, sabato, domenica, lunedì, eccetera, eccetera, e sono tutte scritte un po', tutte arcobaleno, quindi la scritta, non so, sabato inizia con l'azzurro, finisce con lila, insomma, bellissimi. Poi, altro pacchettino, ancora washi tape, ragazzi, penso che questi siano tutti washi tape, un bottone di washi tape, lo so, sono esagerosa. Anche qui, giorni, numeri per la settimana. Mannaggia questi scatolini, devo distruggere per farveli vedere rapidamente. Allora, questi sono bandierine lilla con i giorni della settimana, quindi questo sarà uno spacchettamento cartoleria secondo me. Oh, mi è caduto la scatolina.
Voilà. Andiamo avanti. Poi, cos'altro c'era qui dentro? Ancora scritte, special, love, better, ci sono una marea di scritte, anche queste tutte per decorare l'agenda, diciamo più per riempire gli spazi, sono carinissime. Io poi che mi diletto con la calligrafia brush, diciamo, chiamiamola così, con cui si è scritto prendo un sacco di ispirazione da questi washi. Altro washi tape, ah, qui si vede la figura, così forse riesco a farveli vedere meglio, proviamoci. Ma che? Vediamo se metto vicino vicino. Il faro, il bianco proprio lo odia. Vediamo da così, forse così se mettete grande schermo, così vedete anche tutte le mie rughe. Qui ci sono tutti i numeri, con una bandierina però con la puntina di lato. Qui ci sono numeri classici semplici, di questi ne ho presi due con i numeri classici semplici, tutte queste cose sono pagate tipo 20 centesimi, 30 centesimi, quindi proprio niente. E queste invece sono le lettere dell'alfabeto. Anche questi ovviamente, questi tape per l'agenda, tutti i mini bla 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 per la mia mini happy planner. Rimettiamo qua dentro. Olè. Andiamo avanti. Da quanto parlo? 6 minuti. Mega paccone. Questo vi devo far vedere già il paccone. Perché è fantastico. Voi dovete vedere, cioè, le loro buste che cosa sono. Non so se si nota. Guardate le loro buste di spedizione. Sono tutte con i pupazzetti, cerco di coprire il mio indirizzo, guardate qua, ma che cosa sono queste buste, io le adoro. Se non fossero di un grigio tristissimo conserverei e ritaglierei anche i pupazzetti, perché sono meravigliosi. Vediamo, ah, sempre in cancelleria, però non sono washi. Ho acquistato questi pennarelli, che sono dei, diciamo dei marker, neanche, insomma, sì, sono dei marker, sono dei pennarelli micro, sono di varie misure, le punte 01, 02, 03, eccetera, eccetera, quindi vari spessori. Anche questo li avrò pagati, ma questi forse sui 2 euro, 3 euro, sono meravigliosi, con questi io riesco a ricalcare, a fare i bordi dei disegni che faccio e mi piacciono da morire. Ah no, abbiamo detto che questa deve stare nella sua fantastica bustina, rimettiamo a posto. Olè. Andiamo avanti. Altro mega pacchettone. Cos'è? Che cos'è? Non me lo ricordo. La cosa bella di AliExpress è che tu fai, compri una cosa, ti arriva dopo 2 mesi, tu hai già dimenticato che cosa hai comprato nel momento compulsivo dell'acquisto. Ah, bellissimo! Allora, questo è il mio nuovo portacuffie da borsa. Ho comprato queste portacuffie, ovviamente, Hello Kitty Forever. In pratica è una stuccina, si apre, si vede, sì. Vediamo se lo avvicino, si vede ugualmente. Si apre l'astuccino e dentro c'è il classico fiocchettino, eccolo, si vede meglio così, il classico fiocchettino di Hello Kitty, e ha qui e qui questi due buchetti e si infilano le cuffie dentro, poi tu le metti qui dentro, cioè si infilano, si arrotolano le cuffie, poi metti qui dentro, chiudi e hai le cuffie sempre sistemate in borsa invece che arrotolate e buttate che poi dentro alla rinfusa che poi perennemente ti si rompono, almeno io le cuffie le distruggo. E poi anche un problema con le cuffie, ho un'estrema difficoltà a tenerle, non so perché, ma io non riesco a tenere le cuffie nelle orecchie, quindi le riesco a tenere anche poco, tra l'altro. Altro pacchettino, che cos'è? Ah, questa è un'occasione che ho avuto, sempre mi sembra tipo in offerta, forse un euro, non mi ricordo, sono sempre washi tape, questi sono da 3 mm, e allora in foto erano bellissimi perché erano rosa con delle sfumature dorate, in realtà questi sono rosa con le sfumature dorate, però non è dorato sbrilluccicoso come era in foto, ma è tutto opaco, quindi è un rosa opaco con queste decorazioni color oro, ma sempre opache, sono bellissimi, io i 3 mm come washi sono forse fra i miei preferiti. Almeno per l'agenda che utilizzo ora sono perfetti, quindi 3 mm in questo periodo vanno e vengono a casa mia, o meglio, i pacchetti arrivano a non morire. Altro super mega pacchettone. Ah, questo è, qua c'è un'infinità di washi,
però sono grandi, quindi facciamo rapidamente. Allora, questi sono bellissimi. Allora, c'è giù un trancio di fiori, vediamo se... No. Allora, questo qui è un trancio di fiori rosa, con delle foglioline rosa. E poi qui, questo e questo, sono tutte sfumature rosa e lilla. Bellissimi. Poi ancora ho tre mega tubettoni. Li sto tirando fuori, guardate come sono grandi questi washi. Sono giganteschi. Ve li faccio vedere tutti e quattro insieme perché sono molto simili, anche se diversi. In pratica sono tutti con scritte, quindi non solo prendo ispirazione per le mie cartoline, per i miei disegni eccetera eccetera, sempre con la calligrafia brush, ma posso riempire tantissimo gli spazi vuoti dell'agenda con questi, ritaglio solo la scritta che mi serve e il resto ovviamente resta lì, si conserva per la scritta successiva, o meglio per lo spazio successivo. Andiamo avanti, 11 minuti e 40 secondi, ma insomma, altro pacchettone, vediamo qui dentro cosa c'è. Ancora washi, questo è rapido, questa è una confezione di washi da 3 e 5 mm, anche questa era in super saldo, in super offerta, guardate che carini, sono bellissimi. E anche questo, non ricordo, forse l'ho pagato un paio di euro, qualcosa in meno. Andiamo avanti, ancora washi tape, sì, questo sarà tutto un cartoleria su per giù. Ho comprato questi washi tape bellissimi, questi rispecchiano realmente l'immagine che c'era sul sito, perché sono con sfondo, allora, rosa, con, vediamo se questi, essendo un po' più scuri, forse riescono un po' meglio in video, sì, allora... rosa con frecce e decorazioni oro, fondo blu o nero, non riesco a capire, con decorazioni oro. Questi ovviamente sono 3 in 1, sono attaccati, ma in realtà sono 3 da 3 mm ognuno. Questo, il primo con i cuori, il secondo con le foglioline, il terzo con i pesciolini. Poi decorazione molto simile anche questo, sfondo Tiffany con la decorazione oro. E poi l'ultimo invece, giorni, mesi e mesi, settimane e numeri, appunto giorni della settimana, sempre per il solito discorso per quando devo impazzire sulla mia agenda, decorarla. Poi altro pacchettino, dai che forse ce la faccio. Ah, questo, allora, questi io in realtà ne volevo due o tre, però c'era la confezione da 10, se non erro, ed erano tipo 50 centesimi, e c'erano questi, tutti questi, guardate che carini, ovviamente penso che si veda già il soggetto, olè, da lontano si vede, e lo picchi, ve ne faccio vedere uno così si capisce cos'è. Allora, questi sono i fermafili. E questi io li uso tantissimo, sempre in borsa, io mi porto, sapete, dietro perennemente il caricatore del cellulare, vabbè, penso che tutti si portano dietro il caricatore del cellulare, e il filo io lo blocco arrotolandolo e chiudendolo con questi chittini che in pratica dietro hanno la chiusura. Ve ne faccio vedere uno aperto perché sennò secondo me non... nel mio barbaro modo di spiegarmi non riuscirò. Eccolo qua, forse si vede meglio. In pratica tu arrotoli il filo, metti i fili qua dentro e poi chiudi così e blocchi i fili all'interno delle Hello Kitty. In pratica in questa soletta tu blocchi i fili. E anche questo è andato. Il telefono squilla sempre nei momenti più impensabili. Adesso qualcuno risponderà. Al mio 31. Al mio uno. Andiamo avanti. Bustina. Allora, cos'altro c'è? Questo mega paccone. Ah, mega paccone, così è rapido. Questi sono dei washi che sono arrivati giusto in tempo. Io questi li ho un po' usati, li ho rimessi in confezione per farvi il video. E sono praticamente tutti washi a tema Pasqua. Quindi con gli ovetti di Pasqua, con i pulcini, sono tutte decorazioni pasquali, diciamo. Sono bellissimi, li adoro.
e rimettiamoli dentro. E poi mi sa che vi farò prima o poi la mia collezione di washi. Poi ancora, che poi più che una collezione è diventata una collezione perché io li adoro, li amo, li acquisto in maniera compulsiva, però li uso anche, quindi diciamo che però dovrei fermarmi un attimo, dico ora di fermarmi, ma vedrete un altro video perché me ne devono arrivare altri centinaia, quindi vedrete un altro video spacchettamento washi purtroppo, però sto cercando di fermarmi. Anche questo washi a tema Pasqua con gli ovetti di Pasqua, tutti decorati, non si vede, mannaggia, sono bellissimi perché hanno, gli ovetti sono tutti, il disegno è fatto tutto in color oro, sbrilluccicoso, quindi si nota, brilla, bellissimo l'ovetto, tutti i contorni, tutte le decorazioni dell'uovo. Altro pacchettino, vediamo qui cosa c'è, ah! Anche questi, solito discorso fermafili, questi qua invece ho preso degli orsetti, che ero indecisa fra kitty orsetti e ho preso questi qua. Effettivamente ne ho presi tanti, quindi magari qualcuno lo metterò in omaggio in qualche pacchettino quando farò dei contest. Cioè, c'è ancora il contest, non so se nel momento in cui giro questo video e lo pubblico, cioè nel momento in cui giro questo video non ci siamo ancora arrivati al numero, però può darsi che per quando l'avrò pubblicato sarà già terminato, quindi ne partirà un altro. Comunque mancano circa meno di 300 visualizzazioni, 300 e qualcosa, non mi ricordo, quindi guardate il video del contest così finalmente lo chiudiamo, parte l'altro e vi regalo tutte quelle palette che vi ho fatto vedere. Gli ultimi 4 pacchetti, dai, 20 minuti, questi sono tanti però. Ve le faccio vedere, ve li faccio vedere nella scatoletta. Allora, la scatoletta rispecchia il disegno, ovviamente non si vede, forse da lontano si vede meglio. Questi sono tutte fantasie primaverili fiorate, quindi c'è il glicine, ci sono macchie di colore, ne sono tantissimi, foglie, poi questo qua con i rossetti e il... le bottigline di profumo, le mini trussine, le creme, bellissimo, è proprio adatto a me. Poi questo con i fenicotteri, che è carinissimo, questo con la decorazione nera, così come la vedete sulla scatoletta. Poi ancora foglie, poi queste macchie di colore un po' stile pastello, un po' stile acquerello, forse così si vede meglio, no? Qua si vede forse un pochino, un pastile acquerello, poi ancora fondo rosa fiori, fondo arancio foglie un po' autunnale e questo tutto strisce colorate. Metto a posto dopo, dai, se no il video è lunghissimo. Gli ultimi 2 pacchetti, questo è rapidissimo, queste sono tutte letterine, in pratica la busta da lettera rosa, mannaggia, non si vede, chissà se quando editerò il video qualcosa si vedrà. Queste sono tutte buste da lettera, sempre su washi. Poi ancora, cosa c'è qua? Sei vuota. Cioè, una busta vuota. Com'è possibile? L'ho usato? Cadete qui dentro? Busta vuota. L'avrò usato, pardon. Poi le ultime 2. Allora, cos'è? Ah, allora, questo è un aggeggino che ho comprato. Questo serve per stondare gli angoli dei fogli, dei cartuccini, dei biglietti d'auguri. Qualunque tipo di foglio, questo te lo stonda. E ha 4 misure, ha 3 misure. Una più a punta, una più ovale, vedete? Queste sono le misure. Te lo può fare più a punta, un po' più tondo, un po' meno tondo. Eccolo qua. Metti il foglio qui dentro, io ora ovviamente non ho neanche il foglietto, ecco, prendiamo questo foglio, metti dentro, allora il foglio eccolo qua, punta normale, metto dentro, premo, metto di così, così si vede meglio, premo ed eccolo, stondato, non è più a punta. Faccio vedere l'altro lato così magari vedete anche l'altra misura. Premo ed eccolo, carinissimo. E poi l'ultimo pacchettino che mi è arrivato, questo, allora, questo mi sembrava più grande ed è praticamente un altro aggeggino per i cavi che però non ho ancora provato,
ma secondo me è molto piccolo. E questo serve anche per le cuffie. In pratica è un... come si chiamano questi? Donuts, una cosa del genere. In pratica qui all'interno metti il cavo, un avvolgicavo, arrotoli tutto il filo delle cuffie e da questo buchino escono i due cappuccetti che vanno, gli auricolari. Non so parlare. E anche questo è carinissimo, devo fare una prova. E inizialmente avevo comprato prima questo, poi mi sono resa conto che forse era piccolino, ero un po' dubbiosa, poi ho avuto conferma quando è arrivato. E nel frattempo ho comprato quello di Hello Kitty grande che avete visto prima. E basta ragazzi, questo è tutto, questo è il mio mega spacchettamento di 20 minuti. Però c'è da dire che, cioè, che sono stata rapida, dai, non ho parlato tanto, erano gli articoli che erano tanti. Questa è la bustina del pacchettino. E basta, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se anche voi fate questi super mega acquistoni da AliExpress. Fatemi sapere che tipologie di cose acquistate su AliExpress. Io acquisto un sacco di cose di cartoleria, decorazioni, ma io acquisto anche costumi. Mi deve arrivare un costume, ho comprato un costume a mia mamma. E che altro? Questa ora è vuota, non so cosa c'era qui dentro. Ah, c'era questa. E niente, basta, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se i miei acquisti sono piaciuti. Fatemi sapere voi cosa acquistate. Fatemi sapere le cose più pazze, più belle, più folli, più splendidamente favolose che avete acquistato su AliExpress. Ci vediamo al prossimo video, girly. Ciao!